la migrazione che determina l'arrivo nei paesi occidentali, in Europa e quindi anche in Italia. Siccome sono tanti, lo mette anche il Bangladesh, finito nei paesi sicuri, per non dire appunto del Camerun, come diceva Don Giusto, dove tutta l'area dell'Ambazzonia è costantemente rivolta per l'autonomia. La provocazione che ci lancia Don Giusto è rivolta anche agli stessi protagonisti dei, tra virgolette, paesi sicuri, quindi un invito a creare dei centri di politicizzazione di queste persone, cioè che si rendano loro anche portavoci del loro stato. Ovviamente il rischio è che debbano farlo in una situazione di irregolarità sul territorio se non si interviene subito, perché quello che dicevo prima, cioè le procedure accelerate, portano a un'accelerazione anche della fase giudiziale, che non è semplice da gestire sicuramente. E venendo invece all'osservazione sull'inserimento di minori stranieri non accompagnati nei centri di accoglienza per adulti, è successivo al decreto Cutro, è abbastanza fresco di ottobre la previsione, e come diceva adesso il professor Famiglietti, va a intaccare una di quelle leggi che in questa schizofrenia, no, che il legislatore ha dimostrato negli anni, soprattutto negli ultimi anni, sono d'accordissimo che ha toccato.